Diritto allo studio, vita indipendente, dispersione scolastica e paesaggio al centro dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale toscana e presentati dal presidente Enrico Rossi con gli assessori a Firenze. La regione ha approvato il bilancio 2018 dell'azienda per il diritto allo studio, ai cui finanziamenti la Toscana aggiunge 61 milioni di contributi a fronte di un bilancio complessivo di 104 milioni. Con questo impegno forte della regione riusciamo a soddisfare tutte le domande di coloro che hanno diritto alla borsa di studio. Siamo una delle poche regioni che riescono ad avere questo tipo di risultato. 6 i milioni che la Toscana ha poi messo a disposizione per i progetti zonali di inclusione contro l'abbandono scolastico, calato nel 2017 a meno dell'11%. Parte della cifra per la prima volta dovrà essere usata per l'orientamento sui territori e altre novità sono in arrivo per i nidi d'infanzia, con 11 milioni per rispondere alle richieste dei posti delle famiglie. Sono finanziamenti che vanno ad aiutare i comuni, quindi per sollevarli dalle spese di gestione, ma anche che servono in caso di liste d'attesa ai comuni o alle famiglie per acquistare, diciamo, a prezzi convenzionati posti in scuole appunto convenzionate. Novità anche sul fronte della vita indipendente delle persone con disabilità, con l'arrivo dal Ministero del Lavoro di oltre 1 milione di euro per finanziare 13 progetti presentati in altrettante zone della Toscana, cifra che si aggiunge ai finanziamenti regionali. La Regione Toscana investe sulla vita indipendente 9 milioni di euro rispetto a un fondo nazionale di 10 milioni, quindi una somma importante che viene riconfermata, ma nello stesso tempo a questa si aggiungono 1 milione di euro grazie anche alla capacità delle zone di essere riuscite ad intercettare il 10% di una somma stabilita a livello nazionale che siamo riusciti a portare in Regione Toscana. Tra i provvedimenti illustrati dal presidente Rossi ce n'è anche uno che salvaguarda il paesaggio delle colline intorno a Firenze con l'interramento di 11 km di linee elettriche e la demolizione di 14 km tra Firenze, Scandicce e Impruneta.